Buonasera! Ah, questa sera, che sera. Comunque, cosa voglio fare oggi? Oggi non voglio fare niente. E visto che non voglio fare niente, faccio un video da niente, nel senso che illustrerò due stupidaggini. È una cosa seria. Quindi cominciamo con le stupidaggini. Non so se per caso notate che qui, sulla mia sinistra, la meluccia è verde. È magicamente verde. E qualcuno si chiederà: come mai questa mela è verde? Per caso il computer ha mangiato Mentadent? No. Allora, la mela è verde per il semplice fatto che ho installato un programmino decisamente stupidino, insomma, che tra l'altro è a pagamento e costa 10 dollari, che tradotto in euro è 7 qualcosa. Non so se sentite il gatto che si lamenta, ma vabbè. E niente, questo programmino si chiama Classic Menu. Classic Menu per il semplice fatto che in pratica vi mette il menu del Mac di diversi anni fa, adesso non so se la 10.4, non mi ricordo. Comunque sta di fatto che vi permette di aggiungere delle cartelle, vi permette di cambiare anche il colore della meletta. Teoricamente si deve aprire, eccolo qua. Quindi ho scelto il verde perché è l'unico colore che si vede bene. Infatti, se mettiamo il blu non si vede assolutamente la differenza. Sta? Eccolo qua. E vabbè, a parte il colore della mela, che è la cosa più stupida, vi permette appunto di aggiungere delle cartelle, delle cose particolari. Quindi questa è una stupidaggine. Comunque, Classic Menu. Andate a digitarlo su Google, esce tranquillamente. Io vi sconsiglio comunque di comprarlo perché non vale la pena. Io adesso l'ho installato, ma penso che lo disinstallerò presto. Poi, altra stupidaggine: se scusate, dovrei far diventare la mela. Ecco, se vado su informazioni su questo Mac, oltre a farvi vedere i cavoli miei, come vedete, la mia mela è azzurra. Come mai la mia mela è azzurra visto che la mela è grigia? Allora, se vi va di fare questa stupidaggine, che probabilmente qualcuno l'avrà già illustrata, ma chi se ne frega, dovete andare nel vostro Macintosh HD, andare in sistema, libreria. Poi cos'è che bisognava fare? Libreria, Core Services. Ci mette una vita ad aprirsi. Ecco qua. Poi andate in Login Windows, fate mostra contenuto pacchetto, Contents, Resource. E qui troverete l'iconcina della mela, che adesso non mi ricordo quale sia. Ah, questa qui. Vedete, io adesso ce l'ho di questo colore. Ma voi per averla di questo colore cosa fate? Vi copiate quella originale, io ve lo consiglio perché comunque è sempre bene tenere le cose originali. Ve la copiate, la incollate, la modificate e una volta che l'avete modificata, la sostituite, anzi no, scusate, cioè penso comunque che se la copio e la incollo, ecco, da qui resta, no? Poi questa modificata, quando la metterete qua, vi dirà che comunque già esiste macOS 10.tif, e se volete sostituirla, bla bla bla, dovrete digitare la password, bla bla bla, riavviare il computer e bla bla bla, e avrete la vostra melina stupida azzurra come ce l'avevo io, o verde, o quel cavolo che vi pare, la potete modificare con Anteprima, con Photoshop e con tutto.
tutti i programmi di fotoritocco esistenti sulla Terra. Ok, dopo queste cazzatelle passiamo a un programmino molto interessante che si chiama TD-App. TD-App assomiglia un pochino ad Automator. Non so se notate la quasi l'uguaglianza, non so, si vede piccolino. Cosa permette di fare TD-App? TD-App permette di cancellare tutte le cartelle, i programmi, le canzoni, file di qualsiasi tipo doppi che avete sul Mac. Da internet potete scaricare la versione di prova, quindi scaricare in italiano dal sito del produttore, oppure comprarla alla modica cifra di 60 dollari, credo. 60 euro, boh, non lo so, comunque sempre tanto è. Oppure andarvi a cercare la versione precedente, questa qui è la versione, l'ultima versione 2.3.5, se no c'è la versione 2.3.1 che io ho trovato in inglese e non si capisce un accidente, perché per quanto il programma sia per alcuni versi intuitivo, per altri non lo è, nel senso che vedersi tutte queste cose in inglese, come vedete, tutte le indicazioni, il nome dell'elemento uguale, la data di modifica uguale, la data di creazione uguale, insomma, qua ci sono tutti lì, tutte le. No, oggi l'italiano per me è un'opinione. Sono praticamente il menu è molto vasto. C'è la versione classica, tra l'altro, cioè c'è metodo base e metodo avanzato. Questo qua è metodo avanzato, quindi voi vi segnate le cose che il programma deve trovare e via. Guardando con il metodo, io ho fatto qualcosa, a parte che non ho trovato praticamente niente. Comunque, non lo so, fate applicazioni, duplicati, entrambi, non so, io digito qua, allora ci vai, bravo. Oppure applicazioni per macOS, applicazione per Classic, entrambi i tipi. Comunque qua ad esempio duplicati, il risultato sarà una lista di applicazioni che sono esattamente uguali. Quindi magari io faccio la mia ricerca, che se non mi sbaglio avevo anche già fatto, ed era uscito forse due Flash Player, non lo so. Ricordo più. Comunque qua mi sta trovando un sacco di elementi. Ben 7 elementi fino ad ora. Spero non sia una ricerca lunga perché non voglio fare un video. Vabbè. Comunque, vabbè, mi ha trovato. Ecco, i flash player. La disinstallazione, due programmi di disinstallazione che tra l'altro, come vedete, hanno anche la stessa dimensione. Vedete quanto mi piace zoomare, una cosa fantastica. Poi due little snapper, che non so come mai, ma vabbè. Poi template.app, data di modifica 29 agosto. Comunque, in pratica, questo programma vi trova i doppioni. Chiaramente, una volta che i doppioni sono stati trovati, e qua tra l'altro vi mette anche la posizione, no? In modo che voi potete andare ad appurare da voi. E chiaramente non è che dovete fidarvi del programma e andare a cancellare tutto quello che vi trova, perché comunque è chiaro che il programmino è intelligente, ma voi dovete essere più intelligenti. Tutto sempre quanto siamo. Dovete essere più intelligenti perché comunque rischiate di non ritrovarvi più magari dei programmi, di cancellare dei file di sistema, di tante cose, insomma. Quindi sì, dovete fare la scansione tramite il programma e quello che vi pare, ma allo stesso tempo dovete essere voi a controllare che effettivamente questi programmi e file segnalati dall'applicazione siano effettivamente doppi, anche se qua ad esempio
Flash player dà proprio l'idea di essere doppio, perché comunque, data della modifica del 22 agosto, la dimensione è di quasi 12 MB. Anche non installa, l'unica differenza è che una del 19 agosto e l'altra del 27 aprile, quindi magari qua c'è da guardarci un attimino. Questo template.app, eventualmente, vabbè, mostra nel Finder, beh, siamo sempre qui. E poi un attimo che c'è il gatto che mi sta facendo cadere tutto dalla scrivania. Tu la devi smettere di rompere le palle, capito? Dai, scendi da qui. È il bello della diretta, ragazzi. Peccato che non mi faccia vedere, ma comunque. Anche questo è il programmino TDApp, vi lascerò poi il link in descrizione per provarlo. Io non so se sono riuscita a craccarlo, sinceramente. Nel senso che la crack era per la versione inglese, che poi era una patch, e io quindi ho... Sembra che l'ho patchato, ma se vado su TDApp e mi fa... Qui sta online. Ma mi fa solo acquista online. No, preferenze. Bigio, basta! Registrazione, niente. Questa copia è registrata a nessuno, sto solo provando, però non c'è scritto quant'è la prova. Probabilmente si sarà patchato davvero, non lo so. Vabbè, comunque questo è il programmino serio. Tra l'altro, sì, sono sicura. Tra l'altro, guardando così in internet, ho solo trovato dei video che illustravano il programma in lingua inglese. In italiano non ho trovato niente. Però devo dire che una volta trovato quello in italiano, perché pensavo ci fosse solo in inglese, devo dire che ci si salta fuori. Purtroppo in inglese ha veramente tante cose, cioè troppi menu sottomenu, per cui poi diventa veramente un casino. Vabbè, detto questo, saluto tutti quelli che hanno visto questo video, saluto anche la cara Maria Designer che è incazzatissima con l'iPhone. Non ti preoccupare, cara, non lo compreremo, io non lo compro di sicuro. E poi anche il caro Macuperio che un giorno mi dirà Macu, cosa vuol dire? E Perio, cosa vuol dire? Macu è il tuo cognome o Perio? Che dilemma. No, vabbè, a parte questo, saluto questi due ragazzi che fanno video. Sono molto, molto simpatici e veramente delle brave persone, ma anche tutti gli altri, per carità. Va bene, direi che per stasera ho finito. Vi farei vedere volentieri le performance del mio gattone, ma penso che se non la smetterà, finirà con un calcione. Bye bye.